What's up ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con il nuovo fucile automatico delle prove di Osiride che potevamo droppare questa settimana arrivando alla quinta vittoria. Sto parlando precisamente dell'evocatore, non del revocatore, mannaggia ai nomi troppo simili, ma dell'evocatore. Fucile automatico appunto da 600 colpi al minuto, droppabile dalle prove di Osiride. Innanzitutto, come potete vedere, siamo sull'account di Raika perché lui l'ha droppato con dei perk decisamente migliori del mio. Infatti ce l'ha in due versioni. Quello che andremo a utilizzare, che secondo me è quello migliore, ovvero oscillazione ridotta e furia, a cui lui ha messo un'impugnatura a mano libera. Oppure l'alternativa bersaglio mobile e telemetro, che però non mi piace e adesso vi a spiegare perché. Innanzitutto andiamo a vedere i perk dell'arma. Come già detto, oscillazione ridotta, quindi man mano che spariamo la precisione e il sistema del controllo del rinculo migliora, e furia, quindi le uccisioni ci potenziano il danno dell'arma accumulabile fino a 3 volte. Devo dire che oscillazione ridotta su un 600 colpi al minuto fa sempre comodo, perché essenzialmente una cadenza molto alta richiede un rinculo molto alto e di conseguenza diminuirlo può fare solo che bene. Per quanto riguarda Furia, considerando che è un caricatore molto ampio, perché è un caricatore di 47 colpi, che non è per niente male, volendo addirittura potenziabile a 50, ma ci dimezza la velocità di ricarica praticamente, quindi per 3 colpi ho preferito lasciarlo a 47, devo dire che ci sta, perché volendo si possono fare 2, anche 3 kill se si attiva Furia per bene. Prodigio sulla stabilità, anche questo sempre utile considerando l'alto rinculo, e impugnatura a mano libera che ha messo Raika, che appunto ci aumenta la precisione quando spariamo senza mirare, che devo dire, considerando il mirino di quest'arma, fa il suo lavoro, e dopo vedremo anche bene per quale motivo. Ora, andando a confrontare questo roll con quell'altro, ovvero quello con bersaglio mobile e telemetro, vediamo che quello con telemetro ha già gittata in più rispetto appunto a quello che abbiamo noi, però ovviamente stabilità in meno. Ora, sinceramente, io ho preferito puntare sulla stabilità più di tanto che sulla gittata, perché essenzialmente, essendo, come ho detto, un 600 colpi al minuto, quindi avendo un rinculo particolarmente alto, avere una gittata molto lunga non ci serve a niente, perché la stabilità poi non regge certe distanze. Cioè, possiamo anche sparare molto lontano, ma difficilmente mettiamo tutti i colpi in testa, considerando appunto il rinculo. Ma adesso vi faccio subito vedere la differenza in partita. Ok, Exodus Blue, che ormai è d'obbligo per quando registriamo, e voglio subito farvi vedere di cosa sto parlando. No, i comandi. Ah! Vedete che già la gittata, ok, c'è la gittata, arrivano i colpi, però da certe distanze non è facile riuscire a mettere colpi in testa. Mentre da altre è decisamente facile. Tipo, muori, grazie. Gentilissimo. Dalle medie distanze, raga, non c'è niente da fare. Io veramente penso che questa sia una delle poche alternative che ci sono adesso per quanto riguarda gli automatici nelle prove, in comp, in generale. Dei buoni automatici, diciamo. Mettiamoci in testa che ormai il meta è fatto da 600 colpi al minuto, l'automatici da 600 colpi al minuto, quindi questa è un'arma che rientra perfettamente nel meta. Poi capite che quando metti un minimo di colpi in testa fa queste cose e uno anche un po' si spaventa, no? Perché dice: che cosa sta succedendo? Aia. In realtà fa anche parecchio danno per essere un 800 colpi al minuto, perché fa 26 in testa, che è veramente parecchio. Ora io non so a livello di numeri precisi a quanto arrivi il Suros quando spara così esattamente, quando spara a cadenza massima. Però quando spara a cadenza massima il Suros fa, se non sbaglio, 24-25, insomma, comunque fa bene o male il danno che fa quest'arma. Quindi, come ho già detto, non vi so dire di preciso quale sia la cadenza del Suros massima a livello di numeri. Però basta pensare un attimo a cos'è quest'arma per capire che, cioè, raga, fa malissimo. Poi vabbè, cioè, vabbè, io raga non so veramente che dire. È un'armona, non c'è niente da fare, perché ha veramente la saltante. Non so se sia per oscillazione ridotta, che sicuramente dà il suo contributo e non da poco, perché l'arma, raga, è ferma, cioè non si muove, è veramente qualcosa di abissale. Guarda, cioè, l'unica pack che gli potrei trovare è il mirino, che non mi fa impazzire, perché è un mirino un po' che zooma parecchio a media, forse addirittura lunga distanza.
Cioè, per il resto, ragazzi, non c'è veramente niente da dirgli. È ferma a una gittata giusta, perché in realtà arriva anche a distanze più alte. Anche per questo non ha, secondo me, molto senso mettergli telemetro o mettergli un roll con più gittata, perché alla fine non gli servirebbe nemmeno tanto. Qui sono incastrato contro il mondo. Perché dovete comunque considerare che questo roll è quello con oscillazione ridotta. Quindi a livello di stabilità fa molto, fa veramente molto. Dicevo, l'altro roll, che è quello con telemetro, ha più gittata, è vero, ma non avrà mai questa stabilità, perché oscillazione ridotta, raga, fa miracoli. Quindi sarebbe bene o male inutile tenere più gittata, addirittura tenere telemetro, se poi alla fine non abbiamo una stabilità abbastanza alta. E c'è anche da dire che la scelta probabilmente di mettergli la modifica che aumenta la precisione quando non miriamo è stata una buona scelta da parte di Raika, perché, come vi ho detto, l'unica pecca potrebbe essere quella del mirino, che essendo un mirino da lunga distanza non ci fa trovare proprio a nostro agio quando magari ci pushano con un pompa. Certo, ovviamente io adesso sto giocando solo di automatico, quindi magari se mi pushano con un pompa tiro fuori il pompa e cerco di vincere. Ok, buona partita, non eccellentissima, ma buona partita. Cerchiamo di fare addirittura di meglio nella prossima. Ecco, vediamo ora in questa mappa se riusciamo a spingere un po' più sulla gittata, così vi faccio vedere cosa intendevo prima con il discorso di gittata e stabilità. Mentre da queste distanze l'arma scioglie, ma a dir poco scioglie. Tipo quello là, no? Così sì. Guardalo l'uomo sniper là. Che però il flinch, raga. Io raga, non so veramente cosa dire, perché secondo me è una delle scelte migliori che potete fare al momento. No, si è buttato di sotto, che infame. Oh. Anche magari se gli scappa qualche colpo in body, non importa, raga, perché è veramente devastante. È fermo, quindi già il fatto che gli scappi qualche colpo in body è difficile. A meno che, vabbè, non succedano queste cose. Ora ve la butto lì, un'idea. Volete fare un... cioè, vogliamo fare tutti quanti. Ovviamente poi lo faccio io e voi lo guardate, però l'idea è... ci starebbe un confronto, secondo voi, Duraluce, Suros e questa roba qua? Secondo me Duraluce Suros ci sta, Suros questa roba qua ci sta, quindi è una cosa che potrebbe venire fuori. Ovviamente non lo sto nemmeno a dire, ma per quanto riguarda il Suros vi basta semplicemente arrivare a una cadenza un po' più alta. E come per tutti gli automatici, lo sfasciate, proprio lo devastate. Dove cacchio è affilato questo? Ma? Si fanno queste cose? No, dico, si fanno queste cose? Qui è finita. Grazie della kill. Gentilissimo. È la seconda serie da 10 che faccio. Mi sto leggermente girando perché poteva essere un run out. Chissà, oh, in 2 minuti, ragazzi, un run out ci scappa fuori. Dai, dai, ce la facciamo, eh. Tipo, quello laggiù in fondo lo si prende in testa, ma il danno diminuisce veramente di tanto. Non conviene. Poi con la stabilità non è il massimo. Raga, ma che sta succedendo? Aiuto. Vedete, non bisogna spingere troppo sulle distanze, perché non ci arriva essenzialmente. Cioè, ci arriverebbe anche, come già ho detto, il discorso è il rapporto stabilità-gittata. La gittata volendo ci sarebbe anche, ma la stabilità non ce lo permette. Questo voleva andare in balcone. Ottimo, ragazzi, non penso che abbiamo giocato male, eh.
35-5 di lato è decisamente un'ottima partita. Quindi ragazzi, questa è l'arma. Io, come avevo detto, penso sia una delle poche alternative che ci sono adesso contro magari un Suros o un Duraluce. Vi basta un minimo giustrarvi con gli automatici e secondo me un fight contro un Duraluce lo vincete assolutamente. Ovviamente se non siete stati dati dai 8000 colpi rimbalzanti che giravano per la mappa. Come ho già detto, l'unica pecca potrebbe essere quella del Merino, ma ci sta, perché altrimenti sarebbe veramente qualcosa di assurdo. Io vi consiglio di trovarvi un Rovl simile, magari il poder sulla stabilità non è essenziale, però oscillazione ridotta è veramente un perk strabiliante su quest'arma. E detto questo, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.